Un saluto a tutti e benvenuti al nostro appuntamento settimanale del mercoledì con Range Simulator. Oggi andremo avanti con la costruzione del nostro mega laboratorio, ma questa volta andremo ad apportare una modifica. Hi everyone, welcome to our rendezvous with Range Simulator. Today we will go on building our laboratory and doing some modification. Salut à tous et bienvenue à notre rendez-vous avec Range Simulator. Aujourd'hui, nous allons continuer construire notre laboratoire et puis on va apporter des modifications. Adesso andiamo. Allora, stavo pensando di fare una piccola modifica qua. Allora, qui io vorrei mettere creare un piccolo balcone. I will build a small balcony here. Trying to build a small balcony. Ok, credo che possa andare bene. Should be so good. Little walls. Vediamo se mi fa crescere, costruire. Vediamo un po'. Allora, libro. Ecco qua. Allora, un attimo soltanto che mi stavo scordando di una cosa. Allora, I was forgetting a thing. Ok. Ma allora, iniziamo a allora, molto probabilmente dovrò allungare un lato. Vediamo un po' se ci vanno questi. Ok, perfetto. Questo ci va, questo ci va, questo ci va. Ok, we can do this. Un po' lì e continui. Dunque, ok. Questa è la legna, se la mangio. Dicevo, a proposito, io domenica sera sarò ospite nel canale di La Zappa Storta e porteremo, pardon, Ranch Simulator, quindi vi aspetto, mi raccomando, non mancate. E soprattutto seguite il canale della Zappa Storta, ma anche gli altri canali amici, quelli di Fernabus 08, 9 Gire 0, la Zappa Storta che ho detto poco fa, e la Zappa Storta l'ho detto, e poi Jason Pharma, il grande gran maestro Jason Pharma. Allora qua ci vuole per forza la porta. Ecco qua. E qua sopra si potrebbe fare ancora un'altra piccola pensilina. Ma stavo pensando ancora ad un'altra cosa. Che è quella di
Vedere se riesco a costruire una specie di scala di emergenza. So, I was thinking about building emergency exit, trying to do this, to build this. Bello sto balcone. Qua sotto poi gli metterò un paio di neon. I will put a couple of lights here. Allora, vediamo un po'. Qua si potrebbe provare a fare. Potrebbe fare le uscite d'emergenza, si potrebbero fare qua. Allora, è bella. Allora, proviamo un attimo a vedere se. Come si fa? Ah, questo è il pavimento, giustamente, le fondamenta. Allora, vediamo un po'. Fondamenta, fondamenta. Ecco qua, allora vediamo un po'. Qua si potrebbe fare così. Allora, io direi andiamo a salvare la partita perché per il momento voglio tenere la modifica. I will save the game and I'll try to. And we will. Ok, allora qua. Asse di legno 6. Allora, se volessi mettere la scala, iniziamo a fare così. Allora, questo però mi sa che la devo mettere più dietro. Qua dovrei posizionare. E tu, poi. Le scale, the stairs. Allora, queste mo sono un po' più complicate del solito da mettere. Così no, così no. This one, this is not good. Allora, vediamo un po'. Allora, poi qui ci vorrebbe piano, ecco qua. Forse è fattibile la cosa. Forse è fattibile. Allora, forse questo lo possiamo togliere. No, non si può togliere, ok. Come non detto. Allora, qui no. Quindi fondamenta, I have to rebuild again. This one. Poi le scale, mi pare che è questo. Sì, ok. Si potrebbe fare la stessa cosa anche sopra. Però così larga non mi piace. Vediamo un po' se riesco a utilizzare. Let's try other things. Allora, dove sta? Allora, proviamo a vedere questo come va. No, così non va bene. No. Non è compatibile, non si può fare. Aspetta, però. Vediamo di adattare la scala. Let's try to adapting the stairs. Ok, vediamo un po'. Allora. No, questo comunque viene. Vediamo se riusciamo a girare la scala. Allora, questo. No, non questa, vediamo questa. Ma questa
va più bassa, non ho capito perché. No, no, non va bene. No buono, no good. Ci vuole per forza la. Ci vuole il pavimento classico qua. We need this kind of wall. Sorry, floor. Qua invece c'hanno l'uscita a piano. Aspetta, ma questo. No, questo non sta bene qua. Ma sta fatto bene. Sbagliato. Ecco qua questo. Infatti questo va molto meglio. Quindi questa si appoggia su queste fondamenta. Vediamo un po' se mi fa mettere la rampa. Ok. Poi dobbiamo costruire una rampa che ci permetta di allora direi di andare a salvare. I will do another, I will build another level and trying to build emergency exit. So, questa. Ok, qua ci mettiamo la porta, che sarà una porta d'emergenza. No, non è la porta antipanico, però tutto sommato l'idea non è malvagia. Qua non si apre la porta, è chiusa. Ma com'è? Non si apre la porta? Ah, ok, ecco, dicevo io. Allora, adesso la scala sta qua, quindi se io volessi dovrei mettere questa pure così potrebbe andare bene. No, non va bene perché tralcia. Aspetta, forse quell'altra là, forse questa. Non così, no. Bisogna costruire un altro ripiano va costruito. Praticamente bisogna costruire questo e spostare l'uscita di un blocco. Allora, vediamo un po'. Risaliamo di nuovo sulla struttura e vediamo un po' cosa si può fare. Stiamo facendo la scala d'emergenza. Allora, vediamo un po'. Allora, non così. Aspetta. Forse così potrebbe andare. Vediamo un po'. Sì, direi che potrebbe anche andar bene così. Allora, qui c'è da lavorare parecchio. Però bisogna mettere in sicurezza sta struttura qua, quindi bisogna posizionare un po' di
barriere. Per il momento il nostro castello, la nostra proprietà, cerchiamo di renderla il più sicuro possibile. Ok, qua ovviamente non ce la farà mettere la posizionabile perché. Però aspetta, potrei mettere questa. No, troppo larga. L'idea non è male. Eh sì, dobbiamo ritornare giù. A riposare. Now I go to have a nap, then I will back when the morning light will come back. E sperando che schi pure un po' di solca. Allora però si potrebbe fare una piccola sporcenza. Ah, forse si poteva agganciare più dietro. Quella mo si appoggia lassù. Ok, andiamo a riposare e vediamo di organizzarci. Qui tutto sommato il tempo è sempre una mezza zozza. Allora, vediamo un attimo. Qua si potrebbe, vediamo un attimo una cosa, se io adesso costruissi questa scala qua e la mettessi allora, vediamo un po', voglio vedere se posso costruire un ripiano con la pavimentazione questa qui. No, mi sa che per forza quella dritta. Ok, quindi per forza questa qua. Obbligatoriamente quella. Non male, questa no qua. No, aspetta, forse messa al contrario. Questa qua. Non questa. Questa qui. Allora. Artistica. Vediamo un po' poi la parete frontale, questa qua non si può mettere. Quindi qua bisognerebbe chiudere. Allora, se io qua volessi fare una struttura del tipo questa così, lo so che non è guardabile, ma no, non mi piace.
Arpa, come dice il mitico Fernbus, il mitico amico Fernbus. Allora, questo qua così, questo qua così, e diciamo che abbiamo creato l'uscita d'emergenza qua. Però forse più che mettere sta struttura bassa, metterei allora, facciamo così, intanto andiamo a tagliare un po' di... andiamo a recuperare un po' di legna. Now I'll produce wood plates. Oppala, ok, sono sceso dal secondo piano. Ok, allora, dove sta? Di qua. Allora, vediamo un po'. A benzina, dove sta il mezzo? Sta qua, perfetto. Allora, qui. Sono le 10 meno qualcosa qua. Andiamo a recuperare un po' di alberi in qualche punto. Ah, a proposito però, fammi andare a controllare un attimo come stanno. Se hanno bisogno di qualcosa qua, gli animaletti, i nostri amici qua. Mucca, ciao. Allora, qua c'è. L'acqua c'è. Qui c'è. Oh, questo che ci fa qua fuori? Oh, cacchio. E come è uscito questo? No. Come è uscito questo? Non dirmi che mi sono scordato. Un cancelletto aperto qua. Mi sa che questi qua. Aia. Maialoschi, mi avete fatto lo scherzo? Come siete usciti? Certo. Ma e quell'altro dove sta? Ho fatto scherzo. Guarda dove sta. Ma non ho capito, ma mi sono schiantati tutti i giovincelli qua. Vieni, fringuellaccio, fringuellazzo. Mi sono schiappati tutti. Ah, ma com'è possibile? Quest'anno c'è stata una moria di porcellucci, eppure il cibo gliel'ho dato. Ai ai ai. Vieni. Vai con la. Vieni, vieni. Temporaneamente questi stanno qua dentro. Ai ai ai, che è successo? Aia, mi
Mi sono schioppati tutti, mannaggia. Guarda quanti. Ai ai ai, è vero che si produce tanto, però. Mannaggia, va tutto quel sacrificio. Ok, mamma mia. Ce n'è veramente per molto. Guarda un po', guarda. Poi glielo racconterò al mitico la zappa storta. Urca. Mi toccherà. Iniziare a vendere un po' di carne così. Ok, allora controordine, si va a vendere la ciccia dei nostri amici maialozzi. Dov'è che l'ho messa? Oh, la macchina qua. Aia, mi sono scordato dove che l'ho lasciata la macchina. Oh cacchio. Facciamo così. Carica partita. Ecco qua. Sappiamo adesso che dobbiamo andare a recuperare, ahimè, i maialozzi. Mi sono scordato dove ho messo la macchina. Ok, allora la macchina. Eccola qua. Allora, prendiamo borse frigo qua. Purtroppo. Sperando che mi sia rimasta almeno una coppia. Vabbè. Vediamo un po'. Allora dovrei trovare anche qualche maialozzo in giro, mi sa. Vediamo un po'. Credo, eh. Vediamo un po'. Ok. Perfetto, proprio in questo momento mi è schioppato uno davanti agli occhi. Si è fatta la cartella. Allora, mo se entro per di là, questi fanno i furbacchioni e mi escono fuori. Vediamo un po' qua. Ok. Ah, mannaggia, avrei voluto fare altro, però devo per il momento. Ah, poi dovrò comprare ovviamente i macchinari per creare, per lavorare la carne. I will buy as well meat machinery for working hand machine working the meat. Ok, allora facciamo un attimo qua. Ah, mannaggia, cambio di programma.
c'è stata una moria di porcellucci, di maialozzi. Allora, andiamo subito da Best Burger qua e iniziamo ad ingassare qualcosina nell'attesa di iniziare a produrre un po' di salsicce. Let's go to sell meat at the Best Burger, then we will try to buy some hand machine. For trying to try to transform it. Pollo, salsiccia di manzo, niente. Vediamo un po'. E mo dobbiamo vendere per forza. Là là, e qua ci stiamo. E qua mo ci possiamo acquistare un bel po' di attrezzature qua. Allora, dov'è? Dritto là. We will buy a few machinery. Speriamo di avere almeno una coppia di maialozzi. Allora, qua dovrebbe esserci qualche animale libero, perché me lo segnala qualcosa qui sulla mappa. Vediamo un po' come è rimasto incantato il cocco. Facciamo così, ecco qua. Ai ai ai. Beh, diciamo che nella sfortuna, nella non fortuna, stiamo recuperando un po' di soldini. Ok, mettiamolo fuori. Quest'anno c'è stata una moria di maialozzi. Ai ai ai. Vabbè, diciamo che con quello che ho guadagnato adesso posso già iniziare ad acquistare le barre di metallo per completare alcuni lavori. So in this unlucky episode or in this unlucky thing that I saw my pigs are not alive, so I will try to buy I will earn, I suppose, a lot of money. Allora, andiamo avanti. Qua sono altre 720, quella io quasi quasi, però andrei un attimo alla ferramenta, andrei a prendere un po' di metallo, giusto? 700. Potrei prendere due barre di metallo. Vediamo un po' se riesco a completare almeno il granaio, l'estrattore dell'acqua. I'll try to buy iron and try to see if I can. Allora,
500, facciamo 1, 2, poi 1250, fammi vedere un attimo una cosa, il cemento, no, ah, devo prendere anche una borsa frigo qua, perché poi mi torna utile, perfetto, so, I put a fridge, back fridge, because in this moment I need it so bad, ecco. Abbiamo avuto un piccolo cambiamento di programma in attesa, ma diciamo, beh, ne ho preso un'altra, ok, non atteso, ma ok, ah, giusto perché così mi costruisco almeno un armadietto, esatto, inizio a costruire un armadietto per essiccare per lavorare il formaggio e la carne. E nel frattempo però mi preparo anche la struttura del granaio estrattore d'acqua. Quindi alla fine diciamo che nella non fortuna, senza volerlo, questa cosa qui ci ha leggermente favoriti. Poi dovrò fare molto ma molto. Allora, quindi riepilogando, iniziamo a costruire almeno un mobiletto. Ok, questi sono 20. Poi 1, ok, allora ne devo andare a comprare altre barre di metallo. Dove sta? Eccolo qua. Ok, diciamo che tutto sommato non è stata malaccia. Allora io devo anche mettere, giusto, le luci qua sotto, quindi appoggiamo qui. Progettiamo a 50 ogni cosa. Ok, allora luce, 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 light, lampada. Allora, vediamo un po'. Se lo mettessi uno qua, ok, poi prendiamo questi e iniziamo. Perfetto. Poi andiamo subito là, approfittiamo, andiamo qui al granaio, iniziamo alla pompa qui, ce ne sono, ok, poi non potremo più passare qua dietro, ma non fa niente, quindi prendiamo questo. Però io direi di fare una cosa. I'll do a so clever thing, maybe. I will use my car for. For bringing the meat. Speriamo che ci sta qualche coppia qua di maialoschi. Boom. Questo sta dormendo? No.
Allora, vediamo questo che dovrebbe produrne di meno in teoria. In teoria. Andiamo a vendere. E completiamo anche il granaio. Il mulino per estrarre l'acqua dal sottosuolo. E anzi, quasi quasi io direi di andare ad acquistare. No, li acquistiamo dopo, dai. Danno adesso andiamo a vendere. Let's go sell the meat. Diciamo che senza volerlo. Ah, giusto. Ok, 1080, quindi io direi di andare ad acquistare un'altra borsa frigo. Let's go buy a fridge bag and another couple of iron bars. Sono le 14:39. Allora, 1 500, quindi 1 2 serve qualche altra cosa qua? Ma no, per il momento questo, prendiamo solo questo. Allora, andiamo. Forse mi serve anche. Fammi vedere un attimo una cosa. Dovrei costruire il pozzo però. Quando di cemento. Quanta di cemento, ok. Allora, ok, così. Ah no, ma non ci serve. Vabbè, mi servirà per costruire la casa che per il momento non ho ancora costruito. Ok, so I will use beton later for building to build my house, my home that at the moment I don't have, and I will build soon as possible. Cemento. Ok, andiamo al ranch. Ah, io qua devo fare anche benzina, quindi approfitto e passo anche dal benzinaio. Anzi, passiamo un attimo dal benzinaio. Grazie a tutti voi che mi state tenendo compagnia in questo momento. Thank you so much for your company. Merci beaucoup pour votre compagnie. Voi siete i miei portafortuna. Vous êtes mon porte-bonheur. Il pieno, grazie. Ai ai ai. Ok. Oh, che ha fatto? Riempi la tanica gentilmente.
Perfetto, grazie. Finito? Ok, andiamo ad ultimare il lavoro qua, approfittiamo che in questa piccola disavventura qua stiamo recuperando qualche soldino e vediamo di andare avanti a cercare di acquistare un po' oppala, di attrezzatura. Il cemento torna utile. Qua. Allora, prendiamo un po' di siamo un attimo il cemento qua. 139. Altre 11 barre qua. No, questo non sta bene, dove sta? Ecco qua. Ragazzi, è qualcosa? Guys, it's incredible. This not adventure. Ok, allora, ma questo facciamo così. Mettiamo tutto qua. Voilà, Johnny, buonasera, buon pomeriggio, grazie per essere passato. Tutto K, Roger, positivo e positivo. Tutto bene, sto andando avanti un po' con Ranch Simulator. Qua purtroppo oggi ho scoperto che molti maialozzi mi sono schiantati, però allo stesso tempo diciamo che sto recuperando un po' di soldini per le spese e quindi diciamo che nella disavventura, nella non cosa non buona, almeno dovrei riuscire ad andare avanti in maniera un po' più rilassata. Tu come stai? Totò diceva, nel film Totò Peppino e la Malafemmina diceva, c'è stata una moria delle vacche. Qua invece stranamente mi sono trovato i maialozzi qua schioppati. Fortunatamente però ci sono ancora, dovrebbe esserci ancora una coppia di maialozzi, quindi teoricamente dovrei salvarmi, diciamo così, da il debito. Allora, questo ci sta. Andiamo subito a vendere. Ecco qua. Andiamo subito dal burger, come si chiama, e andiamo a vendere e andiamo a prendere anche andiamo forse stavo pensando se è il caso di prendere dov'è la cassa, sta là dove sto andando io. Ok, giusto, stavo pensando di acquistare macchinari, primi macchinari per lavorare la carne, quindi per preparare le salsicce, giusto, salame, salsiccia di salame, cioè quando essiccata le chiama salame, pure la polpetta, diciamo così, la carne macinata la chiama salame, metti tra virgolette. Che dici, prendo i macchinari se ce la faccio con a recuperare i soldini, prendere i macchinari, che dici, Johnny?
A te il comando. Ah, e qua sto andando da benzinaio. Ah no, ok. Allora, se riesco a racimolare altri 1700 dollari, allora vado a prendere un po' di macchinario. 1400, sì, si può fare. Allora, quindi ritorniamo un attimo. Allora, il macchinario deve scaricare prima l'auto qua. E se si fanno le 21, devo aspettare il giorno dopo. In pratica, non so se tu hai mai seguito una delle mie live qui su Ranch Simulator. In pratica, ho costruito una struttura direi grande, che è questa qui che vedi sulla nostra sinistra. Ora te la porto a visitare. Allora, depositiamo un attimo queste cose qua, la barra di acciaio, le barre. Allora, questo è il primo piano. A proposito, qua devo mettere un po' di illuminazione, quindi costruisci, arreda la soluzione per la tua casa. Allora, mettiamola in questo. No, qui. No, qui così. Per fare un po' di luce. Perché se i neon non vengono piazzati in maniera giusta, ti crea un fascio di luce limitato. Diciamo che tutto sommato non è male. Ah, non ti preoccupare. Dici la live quella di quella col Turbo Star, quella di Euro Truck, dici? Tranquilla, non ti preoccupare, io poi le mando in replica. Quindi tu puoi anche lasciare un saluto durante la replica, perché poi i messaggi restano. E quindi poi quando li leggo io comunque rispondo, anche se non li visualizzate. E quindi tranquillo, non ci sono problemi. Tutta una cosa bella. Capparocino. Ok, questo è pieno. Mi sa che. Ho visto una femmina di Majaloschi qua. L'ho intravista prima, quindi per il momento siamo abbastanza salvi. Io poi quasi tutte le sere, insomma, metto le repliche proprio per chi come te non ha potuto seguire la live, può seguire, che ne so, mentre si sta annoiando, è stata da qualche parte. Allora si guarda un po' di repliche e gli tengo un po' di compagnia. Anche perché voi lo fate con me durante le mie live, quindi come minimo, ecco, per sdebitarmi dal grande onore che mi date, allora cerco di venire incontro agli altri con le registrazioni. Oltre al fatto che ho la fortuna di avere anche dei follower che, diciamo così, non sono qui in Italia.
e anche diciamo così nel continente europeo. Quindi la replica mi permette di tenerli aggiornati e questo è quanto. So I was talking with my friend Johnny about why I usually do a replay about my live streams, and I said that I do this because not everyone can watch my video, my live stream, and the first thing, the second one, it's because there are a lot of followers of this channel, and not that watch my live streaming while I am in replica, in a replay, because they do not live in Europe or here in Italy, and they have a different time, a local time, and that's so that's why I do this, honoring and honored to have you as a follower. Salsiccia di maiale. J'ai parlé avec mon ami Gianni à propos des répliques que de temps en temps je mets pendant la nuit ou quand je ne suis pas en direct. Je fais ça parce qu'il y a beaucoup de monde qui ne peut pas regarder mes lives, et ça veut dire que j'ai pas beaucoup de followers, mais mes amis quelquefois ils veulent regarder quelque chose et ils peuvent le regarder pendant la nuit en réplique. Et puis je le fais aussi parce qu'il y a des personnes qui ils ne vivent pas dans le continent européen, où ils ont différents horaires, et donc c'est pour ça que je fais, je mets en réplique mes transmissions. Voilà. E ovviamente in da lingua napoletana. Allora, stai parlando con l'amico Johnny a proposito di replica che metto durante la notte, e suggerito che io metto, perché tengo tanti amici che non tenono ganze e se guarda quando sto in diretta, e quindi si stanno a fare occhiate cose e vogliono essere fatte compagnie, diciamo, si guardano le trasmissioni in replica. E poi perché diciamo che c'è sta pure persone che seguono il canale, che praticamente non vivendo in Italia, in Europa, o magari stanno rinda certe nazioni o c'è sto fuso orario e non si fanno orea diretta, allora pure loro si guardano in replica. E ovviamente faccio pure a diretta multilingue, pure per ne far sentire, diciamo, un po' che è escluso, per ne far sentire escluso, perché è brutto. E che sia la situazione, voglio. So I try to do a multi-language live stream, because I know that part of you aren't Italian, and they don't understand the Italian language. So that's why I try to do a multi-language
live streaming. Questo mi sa che è pieno, sì. Ok, facciamo qua. Maialozzi, mi raccomando, crescete bene. Però fammi andare a controllare un po'. Fammi andare a controllare come la situation comedy. Acqua e cibo. Facciamoci un altro giro. E qua stanno altri maialozzi schioppati. Bello che non capisco nemmeno come hanno fatto a schioppare. Johnny, ci hai fatto caso che i maialini piccolini, questi qua, stanno sempre vicino al cancello d'ingresso là. Quelli sono furbacchioni. Devi sapere che quando ho riaperto il gioco, mi sono trovato due maialini che andavano gironzolando per nella parte esterna. Ma erano proprio simpaticoni, giravano tutti tranquilli. Ok, allora questi stanno dormendo. Ah, questi sono schioppati tutti. Ai ai ai, aspetta un secondo, però fammi andare a vedere una cosa, perché qua ho la vaga impressione che non c'è acqua e non c'è niente qua. Vediamo un po'. Premi, perfetto. Abbeveratoi riempiti. Riempire, perfetto. Ok, abbiamo riempito le mangiatoie. Oh, nevica, quindi qua è inverno. Però mo qua mi sa che gli devo costruire la porta. Sì, il portone, ma è meglio che glielo devo costruire. Anche perché inizia a far freddo. Allora, maialozzi, fate bravi. Ah, devo posizionare questa dormente. Ok, allora. Dopo devo venire con le barre di metallo qua e devo completare la porta. Questi maialozzi sono molto rapidi, perché poi uno di questi maialozzi che era uscito dal recinto, volevo riportarlo all'interno del recinto, ma lui è stato molto veloce. Mi hanno fatto passare un paio di minuti a rincorrerli, che mi sono fatto due risate pure io. Johnny, dimmi un po', le mie live non come le trovi, nel senso che rispetto alla normale conduzione di gameplay, risulta, o quantomeno la live risulta rilassante, oppure qua faccio solda palato, ottimo, risulta, diciamo così, rilassante, ecco, o è magari risulta come dire pallosa. Lo puoi scrivere, le critiche quando sono mosse per far crescere sono sempre le benvenute. Un'altra di questa, ok,
Mi sa che il pozzo. Ah no, il pozzo non mi serve più. Quindi posso anche lasciarlo. 3.700, quindi direi di prendere 1, 2. Poi all'Emporio devo andare a prendere. Oh, non ho pagato però. All'Emporio poi devo prendere altre cose. Grazie, mi onoro, guarda, so di non essere, diciamo così, dal punto di vista del gameplay, se vogliamo dire così, bravo, però cerco di, sto creando infatti un nuovo format, che si chiama Soft Gaming, è proprio l'intento di questo tipo di format è proprio quello di divertire quando si può far divertire, scherzare e tutto quanto, cercando di ricreare un ambiente tranquillo e rilassante, ecco. Quindi se la live risulta rilassante, insomma, mi fa piacere. Hashtag, se hai i social tipo Instagram, hashtag scrivi soft gaming, e io poi sto creando questo hashtag proprio per far diffondere questa nuova, non so nemmeno se definirla disciplina, ma questo modo, nuovo modo di fare il gameplay. Allora, qua io con la neve non temo il freddo, sempre con le mie Bermuda qua. Ah, giusto, devo scaricare qua. Allora, questa qui abbiamo detto che. Ah, sì, questo è il formaggio, ok, piano di sopra. Questo è tutto automatico. Quindi devo comprare. Devo ancora comprare altro materiale. Grazie. Ti ringrazio, ripeto, non mi ritengo uno streamer bravo, però sto cercando di tirare fuori qualcosa di diverso dal solito. E quindi sto cercando di far conoscere il soft gaming. E diciamo che il genere, tutto sommato, non va malaccio. Procede, insomma, il canale cresce. E insomma, ah, metallo 3D3. E dicevo, il canale cresce, quindi tutto sommato va abbastanza bene. Le visualizzazioni sono un po' pochine, ma credo sia più che normale per un canale che non è particolarmente conosciuto. Poi è da non molto tempo che, diciamo così, faccio lo stream con una certa regolarità e quindi credo sia abbastanza normale non avere una platea particolarmente vasta. Diciamo che riconosco i miei limiti e quindi cerco di far conoscere
questo nuovo format. Soft gaming. Poi se un giorno mi diranno come è inventata sta cosa, poi spiegherò anche da dove prende spunto, chiamiamola, questa disciplina. Questo è pieno. Resta questo. Quest'anno c'è stata una moria delle vacche. Fortunatamente le vacche no, perché la mucca produce il latte, con latte, formaggio e cose. Ah, ecco cosa dovevo andare a prendere all'emporio. Le muffe per fare i formaggi. Ma mi sono ricordato. Però adesso devo farmi un paio di calcoli perché i macchinari li ho presi. Muffe per i formaggi, sì, quelle sono importanti. Allora, vediamo un po' cosa mi è rimasto da raccogliere. Tu guarda qua. Cioè, ma ti rendi conto quanto devo raccogliere qua? Cioè, questa è tutta carne che devo raccogliere. Johnny, alla salute tua e alla salute di tutti coloro che stanno guardando questa live, o magari non la stanno guardando e che magari mi doneranno il piacere e l'onore di averli qui nel canale. Salute, cheers! Allora, andiamo un po'. Metto anche un po' di musica in sottofondo, diciamo così, più rilassante, proprio per dare un pizzico di atmosfera. Eccoci qua. Allora, io direi di andare a vendere la carne qua. Poi ultimare le stalle. Ok, uno, due. Ok, sono tre. Quindi andiamo, anzi, quasi quasi faccio così, mo vado all'emporio e inizio ad acquistare le muffe per il formaggio. La barra la appoggiamo qua. Ok. Devo dare ancora una sistematina agli alberi qui perché alcuni di questi alberi diventano un ostacolo. Ribaltation. Ho preso l'albero, fratelli. Johnny, comunque se ti piace un pochettino,
Ranch Simulator, io domenica sera sono in live nel canale della Zappa Storta. Se ti va di fare un passaggino così ci divertiamo un pochettino. Allora, adesso devo prendere. I formaggi a muffa blè. Grazie, io faccio un po' di pubblicità agli altri canali pure, quindi che ne so, se ti piace farming, queste cose qua ci sta anche il canale dell'amico Fernobus 08, poi ci sta 9Gire0, la Zappa Storta, e poi c'è il gran maestro che è Jason Farm, è un bravissimo cultore di farming, e ti spiega le cose in maniera precisa, perfetta. Allora, visto che mi trovo, prendo un altro coso di questo. L'insaccatrice l'ho preso. Ok. Allora, poi mi ha due padelle, mi mancano per i due macchinari, ok. Credo di aver preso tutto, bidone del latte, padella, ok, perfetto. Ciao, buona giornata. Off. E quando mai? Poteva mai essere che veniva a piovere qua. In questo gioco è praticamente impossibile che non venga a piovere. Ok, questo è andato. Ora raccogliamo. Ah, prima le cose ingombranti. Ok, secchio si può anche mettere qua. Perfetto. Le muffe. E con il formaggio a muffa blè si fanno tanti soldi qua su questo gioco. Poi, ovviamente, bisogna ogni tanto affacciarsi dal ristorante e vedere cosa chiede il fattore di moltiplicazione. Cioè, in pratica, può offrirti anche quasi 2 volte il prezzo normale che normalmente ti offre per una determinata merce, che può essere qualsiasi cosa. Allora, porto House Flipper, American Truck, poi porto Resident Evil, porto un altro gioco che si chiama Tail, non mi ricordo come, che l'ho iniziato recentemente. Poi che altro porto? E questi sono più o meno. Poi basta che vai nelle informazioni del canale, praticamente ti dice le mie ultime live cosa ho portato. Eccoci qua, ho fatto pure un bel balconcino qua. Ovvio. Allora, le muffe abbiamo detto che vanno qua, quindi queste appoggiamo, iniziamo ad appoggiarle qua. Ho messo più di un tavolo in realtà. Ne basterebbe una sola postazione per creare i derivati del latte, così come i derivati della carne. Quindi diciamo che ho abbondato un pochettino. Meglio abbondare che defiggere, diceva il grande Totò.
19:13. Fammi fare una tiratina di granaio qua. Ok, qua mi pare che ci sta. Questa è gratis l'acqua, quindi noi abbondiamo. E poi l'ultima rispetto all'ultima volta che ho creato la struttura, prima nella parte centrale qui in questo balconcino qua non c'era e c'era una finestra. There were in the latest last stream I built this huge laboratory. This balcony wasn't built. There were a window here. Ah, ma qua mi sono scordato pure che devo portare sta roba su qua. Ecco qua. Com'è che si fa qua? Ah, questa fa le salsicce. Ah, ecco, mo mi sono ricordato. Questa fa le salsicce. Quindi questa qua. Ok. Mo mi sono ricordato. Una fa le salsicce. Allora. Mo. Mo che si sono fatte le 8, io direi di ritirarci nella tenda. Vai, vai, sì. Credevo non piovesse, non stesse piovendo. Allora, quindi questa la sposto qua. Ok, perfetto. Questa la mettiamo qua. Poi, allora ho costruito, ho iniziato a completare gli armadietti questi qui. Allora, se acquisti il gioco, se vuoi acquistare, beh, intanto se vuoi acquistare questo gioco oppure altri giochi scontati, basta digitare giochi in chat, gioco, e ti esce il link per acquistare questo gioco oppure altri giochi e software scontati per multipiattaforma. Quindi, riepilogando, ho costruito questo armadietto per essiccare i salumi. Allora, quando vai, ti reca al ristorante e ti dice, ad esempio, salsiccia, vuol dire che devi macinare la carne, poi la metti qui e ti caccia le salsicce. Se le metti a stagionare qui in questo armadietto, diventa salame di salsiccia, e che non è la stessa cosa. Funziona allo stesso modo con la carne macinata, ovvero la polpetta. Se una volta che tu macini la carne e poi la prelevi dalla pentola, quella è polpetta, cioè cruda. Se la polpetta la metti a stagionare, diventa salame di polpetta. Quindi presta attenzione a quello che ti chiede il ristorante. Queste, dopo averci sbattuto la testa per un bel po' di tempo, ci sono arrivato. Allora, questa è l'uscita d'emergenza. Ok, allora io approfitterei intanto per la pentola, questa qua, me la metto un attimo qua. Devo prendere un altro punto per un altro fornello per cucinare. Sono le 9 e questi non si muovono. Ok, allora questo mi serve. Facciamo così. Mamma mia, queste qua mo potrei
vorrei iniziare a lavorarne un po'. Quindi che cosa significa? Che farò? Ne andrò a vendere ancora un po' cruda, quindi. Come carne e poi mi toccherà iniziare a preparare il resto. Allora, qua mi pare che li ho quasi tutti sistemati. Poi dopo devo andare a controllare Caroline se sta tutta a posto. Caroline, uscite da callare e doce. La musica che si ascolta in questa live è tutta selezionata da YouTube, quindi è priva di copertura di copyright. Diciamo che anche questo fa parte della selezione di brani da portare durante le live. Selezione di brani più o meno come dire, non eccessivamente martellanti, ma sempre brani, musica di Conclass, come dice una nota emittente radio. Ok, questa è piena. Boh, andiamo a fare un altro paio di giri al ristorante, visto che tutto sommato paga anche abbastanza bene. I will do a second tick at the restaurant, trying to sell meat. E questi stanno sempre qua, vedi? Appena sta mi avvicino al cancello, loro subito stanno pronti per evadere. So I will sell the big meat and then I'll go on with this job. Ok, allora passiamo un attimo da Caroline. Je vais vendre la viande chez le restaurant, puis je vais préparer l'élaboration pour commencer à créer du fromage, formaggio, cheese. Grazie a tutti ancora per la vostra compagnia. Thank you so much for your company in this live stream. Thank you so much. Merci beaucoup pour votre compagnie pendant cette direct. Vediamo un po'. Ecco, vedi? Non so se ci sei ancora, Johnny. Formaggio Muffa Blu ti offre 1,8% in più rispetto al prezzo, significa che ti offre quasi il doppio del prezzo. Allora,
Per il momento non devo acquistare più niente, ok. Ma allora. Forse sì. Forse sì. Chi è più vicino all'emporio, ok. Devo acquistare altre borse frigo. I have to buy others bag, fridge bag. Fridge bag. E ora devo comprare almeno altre 6 qua. Buongiorno. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Ora li rimettiamo. Ah, devo passare anche dal benzinaio qua. I have to go to the gas station because the car is empty. The reservoir of the car is empty. Allora, andiamo al ranch. Ah, prima però, vabbè, passiamo prima dal distributore. Beh, tanto so dove si trova. Grazie mille a tutti. Grazie a tutti per avermi fatto compagnia. Thank you for company, everyone. Thank you so much. Thank you so much. E così pare che dovrebbe essere la pronuncia much. Thank you so much. Merci beaucoup pour votre compagnie. Dans cette direct. Et merci beaucoup si vous êtes en train de regarder mes répliques. Merci beaucoup and thank you so much if you are watching my replay. Thank you so much. Facciamo il pieno qua e poi andiamo a casa. Finito già. Ah, finito, ok. Perfetto, grazie. Buona giornata. Allora, cosa abbiamo fatto oggi in questa live? Abbiamo lavorato la carne dei nostri maialozzi perché purtroppo sono schioppati e li ho trovati tutti quanti KO. Abbiamo iniziato a riprogettare una parte del nostro laboratorio. Abbiamo creato sulla parte frontale un piccolo balcone e poi abbiamo ricreato anche quella che e dovrebbe essere una scala d'emergenza. So, what we have done during this live stream, I modified the structure about this huge laboratory. I made a modification. So, I built this balcony and the emergency stairs here. We work the meat, so we sell the pig milk. Sorry, pig meat. We built the water pump structure, this one. And what else? Nothing else.
Qu'est-ce que nous avons fait aujourd'hui? Nous avons modifié la structure de notre laboratoire. Nous avons créé sur le front, on a créé cette espèce de balcon ici. Puis on a construit l'escalier d'urgence ici, d'émergence. Et on a vendu la viande des cochons. Et puis, rien d'autre. Io, come sempre, vi ringrazio per la vostra compagnia. Poi, ringrazio tutti coloro che mi hanno tenuto compagnia in questa live. Ringrazio l'amico Johnny, Johnny Muratore, per essere passato in chat a salutarmi. Ringrazio tutti quanti voi che avete guardato questa live in forma anonima, quindi senza un account Twitch. E a tale proposito, ecco, se vi va, potrete continuare a seguire il canale iscrivendovi gratuitamente a Twitch e lasciando un bel follow al canale, in modo tale da poterlo far crescere. Soprattutto, se vi va, nella descrizione dei video troverete dei link che sono quello per acquistare Ranch Simulator a prezzo scontato, altri giochi per multipiattaforma. Poi ci sono i link per seguire i miei canali social, quindi mi raccomando, canale YouTube, un bel mi piace se vi piacciono i miei contenuti, condivideteli. Poi la mia pagina Facebook e il mio account Instagram. Poi colgo l'occasione, come sempre, per ringraziare coloro che guardano questo video in replica, coloro che lasciano un messaggio e in particolar modo a coloro che sostengono il canale con i bits, con le donazioni, con le sub, l'abbonamento al canale. E se vi va, se vi va di sostenere il canale, potrete fare una sub gratuita collegando il vostro account di Amazon Prime con Amazon Prime Gaming su Twitch, e gratuitamente voi sosterrete questo canale e mi aiuterete in qualche modo a poter migliorare un pochettino quello che è l'attuale hardware. E poi che cos'altro? Dunque, mi sembra di aver detto tutto, credo di sì. Allora io vi ringrazio. Poi adesso passiamo a salutare gli amici in lingua inglese, o almeno ci provo. Ah, ovviamente dimenticavo che questo video sarà disponibile su YouTube venerdì alle 12. Sarà disponibile questo video su YouTube, stessa cosa su YouTube, troverete tutti i link che vi ho appunto detto prima, troverete tutta una serie di link dove, insomma, avete già insomma ci ha ascoltato. Adesso passiamo alla lingua inglese. So thank you so much for following this live streaming. Thank you for making me company. I felt in very good company with you. I want to say thank you so much. So if you are interested to buy Ranch Simulator with a low price, you can find in the
In the description of this video, you will find a few links that are the link where you can buy Ranch Simulator and other games and softwares with a low price up to less than 70%. You will find my social media channel. So please, if you want to honor me, please follow my social media channels that are Instagram, Facebook, and as well YouTube. I want to say thank you so much for supporting this channel with your message using Bits, the cheers, and the sub. And if you want to sub to this channel and let this channel growing up, you will do this for free. If you have a Amazon Prime account, you can use your Amazon Prime account with Amazon Prime Gaming here on Twitch, and you will support this channel for free, 000, and you will let me growing up and let me to do something or better. And about the game of today, I built the balcony in that you can see on the left, and you will see emergency stairs. Then you can find here, right? And I sell a lot of pig meat because they passed away. So thank you so much. Now I will say hello to my French friends. I was forgetting that you can watch this video on YouTube at 12 p.m. On Thursday. Thank you so much. Notre rendez-vous du mercredi avec Ranch Simulator. Pour aujourd'hui, il est terminé. Aujourd'hui, nous avons modifié un peu notre structure. On a construit le balcon au fond que vous voyez ici. Puis on a construit les escaliers d'urgence, d'émergence qui sont ici. À l'instant. Hein? Puis on a vendu un peu de chèvre, de cochon. Et puis on a... Et c'est tout. Si vous êtes intéressé à acheter Ranch Simulator à prix réduit, vous allez trouver des liens dans la description du vidéo. Vous allez trouver les liens pour acheter le jeu jusqu'à 70% de prix réduit. Vous allez trouver aussi les liens pour mes canaux social media qui sont YouTube, Instagram et Facebook. Et je pense que j'ai dit tout. Merci beaucoup à tous. Thank you so much everyone. And now I will speak in Neapolitan. Maintenant je vais parler en napolitain. E adesso finalmente si passa alla lingua napoletana. Allora, a diretta. Questo mercoledì oggi è fornuto. L'appuntamento per mercoledì prossimo. Oggi abbiamo fatto un po' di cose. Abbiamo modificato un po' la struttura del laboratorio. Abbiamo costruito un balcone frontale. Poi abbiamo costruito pure la scala di emergenza. Abbiamo venuto un po' di carne di porcellucci perché la girovata a boccata. Poi
A proposito, se vi piace sto gioco, o volete accattare gioco per PlayStation, per PC o per console, o volete accattare pure qualche software per computer, diciamo, che potete sparagnare a usare le sorte, da descrizione del video trovate tutta una serie di link, tra cui c'è appunto un link per accattare queste cose e tenete sconto fino al 70%, e poi ci stanno i tre link di canale social amici: YouTube, Facebook e Instagram. Sto video qua, se volete guardare coppa YouTube, o potete guardare Viernari a Mezzogiorno, che potete vedere questo video. Poi voglio ringraziare tutti quanti a voi che mi avete fatto compagnia durante questa diretta. E volessi ricevere grazie soprattutto a voi che state guardando i video miei e dirette mie, che non state registrate in coppa a Twitch. Io vi consigliassi di registrare in coppa a Twitch, che è gratis, non pagate niente, e poi quando seguite il canale, insomma, facete crescere. Poi voglio ringraziare a tutto quanto, po' fatto che ho guardato i video quando sto in replica e mi ha lasciato i messaggi. Poi volevo ringraziare pure a voi che dato una mano a crescere a sto canale, Kibitz e chi sub con l'abbonamento, diciamo, canale, che poi si tenete Amazon Prime, allora potete dare una mano a sto canale a crescere, sparagnando, cioè a gratis praticamente. C'è collegato all'account Amazon Prime, coppa Twitch, che è Amazon Prime Game, e pratica gaming, e voi praticamente facete un abbonamento che non tenete interruzione pubblicitaria, e poi stesso tempo, diciamo, date una mano pure a crescere a sto canale, che grazie a tutti quanti voi, il canale sta crescendo. Allora, detto questo, io vi ringrazio. Thank you so much everyone for being here. Merci beaucoup pour être ici. Et je vais vous dire au revoir en napolitain. I will see you. Bye bye. Cheers, in Neapolitan language. E ovviamente vi dirò nella lingua napoletana. Vi darò un saluto ben augurante. Wishing you all the best. Je vais vous souhaiter toujours les meilleures choses. E state buone. Ciao ciao.